Io in realtà avevo cominciato ad ascoltare le storie di questa valle più o meno nel periodo in cui ho cominciato a suonare perché stavo facendo l'università e ho studiato comunicazione visiva e adesso faccio televisione, quindi purtroppo ho poco tempo per suonare. Però ho salito queste valli perché sapevo che c'erano diverse storie interessanti di quel periodo e per un esame ho dovuto fare un documentario, quindi ho fatto un reportage e ho provato a intervistare qualcuno. Era un reportage fatto in meno di un semestre, quindi non è che avevo tantissimo tempo. Però sono andato a parlare col Vito del ristorante Agodelio e lui mi aveva raccontato di un personaggio, che poi era suo padre, che faceva la guardia di confine durante la guerra, che in teoria erano simpatizzanti dei fascisti, no? Però il Vito mi raccontava che suo padre aiutava comunque anche le donne a passare il confine e andare di là. E tu dici, beh, la racconta il Vito, magari un po' di parte, la sta un po' rendendo romanzesca, no? E invece, presa la telecamera, sono arrivato su all'ultimo paese, com'è che è? L'ultimo paese? A Biegno, esatto. E sono riuscito a parlare con una signora, ormai sono passati 12-13 anni, e le chiesi di raccontarmi quello che si ricordava. E lei subito di sua iniziativa mi raccontò del padre del Vito e mi disse che la storia andava veramente così, che lui aiutava le donne a passare il confine. Quindi era un po' un doppio gioco, almeno così è passata la storia, quella che era la chioccia, proprio perché era davanti alle donne, le aiutava a passare il confine per portare il riso nascosto sotto i vestiti e qualche volta per fare il passatore. E quindi io ho preso la chitarra e ho provato a scrivere questa canzone che si chiama La Chioccia. E sono un po' arrugginito perché sapete, gli ultimi anni sono stati un po' difficili per la musica dal vivo, però. Se tu un contrabbandiere in guerra e quel finanziere si impara a impiegare in selva per scavalcare la frontiera. E allora tende la guerra con ti soldate per te ed è bestia di mangiare a chi era più ne go un uomo con la divisa rivolta la sua cappella ed è più ci se puledi l'era forse più se bella e il se va più cos le tedesche finanziere ma del noce la sua vita l'era e contrabbandere come una chioccia la sta innanzi a chi ci so finì, puttana donna e chiusamente. Oltre il confine, se tu non contrabbande, in guerra e coi finanziere, sempre la piega in selle per scavalcare la frontiera. Se tu non contrabbande, in guerra e coi finanziere, vita su e giù dai monti, vissuta su entrambi i fronti. E da Macan fino a Vieni, la tua tasca è roba tua, vuol dire culla noce, quale ciare, quale spira, quella sia se cancini, troppa gente li ha speciati, cui carabiniere e finanziere, tedesche e metalati, quella busca che pugnose, e danciore delle ansas, preso in le maschera, senza me neanche un passo, stringi dici nella bocca, fai tuo braccio quella cosa, tutto il cuore che va troppo, che la guardia che la posa, mola, quella bricolla, contrabbandiere, perché se veri te copi, questo è il mio mestiere, e se tu contrabbandiere, in guerra coi finanziere, vita su e giù dai monti, vissuta su entrambi i fronti.